Io sono Gabri Costa, ragazzi, e ho deciso di fare un'esperienza atlantidese con Aquaman e con voi. Statemi a sentire. In questo videogioco Injustice Gods Among Us bisogna fare la missione Star Lab. Deathstroke sta dando la caccia ad Aquaman. Trasformalo da cacciatore in preda. Ferma Deathstroke e fai attenzione al pinguino. Attaccherà il combattente più vicino con il suo ombrello. Bisogna studiarle le mosse di Aquaman. Facciamolo subito. E poi ricordatevi che Aquaman usa il tridente. Il pinguino ci fa addormentare. In tutti i posti, proprio a me mi doveva guidare il pinguino. Io non ho mai fatto un'esperienza atlantidese con Aquaman. Aquaman lo sa usare bene il suo tridente. Ecco, vediamo se riesco a fare la super mossa di Aquaman. Avete visto com'è spettacolare? Chiama il suo squalo, così mangia il suo avversario. Vediamo se riesce a vincere il nostro atlantidese Aquaman. Dai, dai, che sto vincendo e sono vicinissimo alla vittoria. Oh, finalmente, vittoria! Una vittoria atlantidese. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Questa recensione doveva essere atlantidese e io l'ho fatta. Arrivederci a tutti. Non dimenticate Costanza Films, il canale di mio fratello Alex Costa. Non mi stancherò a dirlo. Il nostro Aquaman è il più forte, il miglior atlantidese in assoluto, non si separa mai dal suo tridente.